L'Ital Rugby torna al lavoro, l'Irlanda è alle porte. Gli azzurri hanno fatto in mattinata la loro prima uscita sul prato del Cobham Rugby Football Club ed al termine dell'allenamento hanno potuto finalmente abbracciare Sergio Parisse, il capitano che da quasi un mese lotta contro un polpaccio malandato per scendere in campo alla Rugby World Cup. Quello che dovremmo risolvere è l'aspetto fisico, perché è un ragazzo che è stato fermo da 2-3 settimane e quindi affrontare una partita di alto livello come la partita della Coppa del Mondo e con cui contro l'Irlanda non è mai semplice, per cui dovremmo tenere conto soprattutto delle condizioni atletiche prima di decidere se metterlo in campo o meno. Le sensazioni sono buone, dobbiamo vedere anche obiettivamente come saranno le condizioni nei prossimi giorni. Credo che al massimo giovedì, magari sottoponendolo anche a un controllo ecografico, potremo decidere tutti assieme la strada da percorrere. Sergio, dopo l'infortunio contro il Galles nell'ultimo test match estivo, è stato operato a Parigi per drenare un ematoma alla gamba ed ha svolto le terapie con il proprio club. Nei prossimi giorni le continuerà con lo staff medico azzurro. L'obiettivo, per il numero 8 che tutto il mondo vale e ci invidia, è poter essere protagonista all'Olimpico di Londra domenica nel match decisivo per la campagna iridata dell'Ital Rugby. Tutti erano molto felici di vederlo oggi, si è fermato a vedere il nostro allenamento e secondo me ci dà un po' un boost questa settimana averlo nel gruppo. È un leader come sappiamo da tantissimi anni e ci darà sempre molto aiuto questa settimana. Intanto, mentre i tecnici dirigono gli allenamenti sul campo, lo staff medico diretto da Vincenzo Ieracitano continua a prendersi cura anche di Leonardo Ghiraldini, che a Leeds ha subito uno stiramento di primo grado alla coscia. Ha una distrazione muscolare, cioè non c'è una lesione vera e propria, c'è un edema, tutto il muscolo è stato tirato con un movimento di contrazione, per cui è quella la situazione da gestire. Ora anche lì ha fatto una risonanza che è abbastanza soddisfacente, cioè molto meno grave di quanto non apparisse dopo la partita. Stiamo gestendolo dal punto di vista fisioterapico, faremo un controllo giovedì, credo che sarà un po' difficile pensare di metterlo in campo domenica, però penso che per la prossima potrebbe essere a disposizione. Domani ancora campo e palestra per l'Italia, prima di un giovedì dedicato a riposo in hotel e da massaggi defaticanti. Venerdì il C-Tribunal annuncerà il 15 per l'Irlanda e la settimana degli azzurri entrerà nella sua fase più calda. Sicuramente è una partita difficilissima che affronteremo nel migliore dei modi. Sono sicuro che sia io che i miei compagni saremo concentrati al 100% e ce la metteremo tutta per fare bene. È una squadra molto cinica, molto fisica, che sfrutta tutte le possibilità che ha per fare punti. È una squadra che gioca molto bene sia da touch che da mischia. Ha una buona mischia, ha un buon drive, quindi stiamo parlando nel migliore dei modi di essere più pronti possibile.